Oh, e finalmente riusciamo a guardarcelo. Mio Dio, quanto è carino. Cioè, è mostruoso, ma è carino. Ho fatto una cagata. Madò. Ui. Tizio, placcati un secondo. Aia. Scusate, qualcuno mi libera cortesemente. Molto gentile. Ah, aiuto. Ciao, tizio. Ok, l'ho fatto fuori. Arnalda, le ho già detto che la risolviamo in qualche modo la questione, ok? Stia calma un attimino, non si... Ehi, Arnalda, placchi lo vai. Adesso vado io a parlare con i signori, ok? Ah, siamo in onda. Salve a tutti, sono Drone Gamer, bentornati su Ark Survival Evolve, in compagnia di una tranquillissima signora Arnalda. No, vabbè, non vi mento, ci sono stati un po' di problemi. All'Arnalda girano proprio lo vai perché ci hanno invaso. Guarda, come potete vedere, i villaggiatori hanno invaso la nostra costa. C'è una casa lì, un'altra casa là, ce ne sono qualche altra dall'altra parte. Guarda che roba, hanno fatto cazzo dappertutto sti tizi. Allora, tornando a noi, nel corso episodio avete visto che abbiamo incontrato qualche ovis, le capre e via dicendo, dall'altra parte di questa boia di fiume. Quindi non mi dispiacerebbe catturarne un paio, perché la carne di montone ci tornerebbe molto utile, perché oggi non mi dispiacerebbe andarmi a catturare un T-Rex. Sì, avete capito bene, finalmente ci catturiamo una di quelle belle bestiole. Allora, per domesticare l'ovis, chi si ricorda quell'episodio, dobbiamo farci la torta dolce, che è un obbrobrio di dimensioni bibliche, ma lasciamo stare, che richiede un po' di ingredienti, tra cui la fibra, che adesso mettiamo dentro. Allora, il fuoco questa volta lo accenderò con la spark powder, in modo tale che non faccia carbone, perché se fate carbone si producono i coloranti. Allora, mi sono messo anche un preserving bin con un bel po' di miele. Non vi dico i giri da fare nella foresta di Redwood. Mamma mia, che rottura di malonzoli incredibili. E mi serviranno ovviamente anche delle carote, le patate. Sono tornato anche nella nostra isola principale, perché lì avevo l'orticello. Ho dovuto fare i giri che neanche vi dico. Ok, sono fatto tutto correttamente. Adesso il fuoco si dovrebbe accendere e dovrebbe produrci quelle boia di torte dolci. Ma no, brobri incredibile. E ricorda la ricetta della nonna Ubalda. Mamma mia, quanta gente è morta con quella boia di ricetta. Nel frattempo dobbiamo anche far chiudere un po' di uova e far accoppiare un pochettino di genti. Abbiamo i nostri spinosauri, che non sarebbe male far accoppiare. E ovviamente faremo accoppiare anche il T-Rex. E oggi vorrei anche trovare un brontosauro, che mica mi dispiace. Nel frattempo mi sono craftato anche un altro paio di condizionatori, che possiamo mettere anche da questa parte, in modo tale che si riduca la dispersione termica di questo posto. Ecco qua. Ciccio, hai caldino, perché ti vedo proprio davanti ai condizionatori. Scusate, io dovrei anche liberare sta boia di stanza prima o poi. Vai, vola libero e felice come una farfalla. O anche un po' più in là, se è possibile. Sono andati tutti e due là sotto. Ma vabbè, dettagli. Aspetta che torno dentro e controllo se si stanno craftando quelle boie di torte. Ok, dall'odore orribile direi di sì. Sì, eccola qua, la riconosco lontano un chilometro. Aspetta che aggiungo un altro po' di miele. Rottura di malonzoli, che è ancora attiva la mod dell'archeologi, e quindi mi ha riempito tutto l'inventario del boia di cooking pot, con rottura di scatole incredibili. Ok, lasciamo la torta quindi nel preserving bin, in modo tale che si mantenga. Boh, 13 ore non è male. Quando dovremmo avere un'altra, in men che non si dica. Eccola qua, ok, spegni tutto, per favore. Oddio, mi stai puzzando tutta casa sto schifo di torte. Ok, babba mia. Allora, direi di andare a risolvere questa piccola incompressione con i nuovi vicini. Arnaldo è sicura? Ok, l'Arnaldo è sicura. Quando Arnaldo si butta col paracadute verso di te, vuol dire che l'hai fatta incazzare di brutto normalmente. Ma dimmi te, gli abbiamo distrutto le case dall'altra parte, guarda come si sono vendicati. Ma questo è terreno dell'Arnaldo, l'ha rubato prima lei. Arnaldo, leva di culo che non c'è nessuno, quindi può andare giù senza un minimo di rispetto. Vediamo se così capiscono il messaggio, eh. Sti maledetti, hanno già costruito nel giro di una notte. Vi giuro, il giorno prima non c'era nulla, il giorno dopo c'erano 8000 case. Ora capisco perché intanto mi partivano gli spinosauri in questa direzione, uccidevano qualcosa o qualcuno e io non capivo chi. Probabilmente hanno costruito prima le case, ancora prima che arrivassero le persone. Vabbè, nessun problema, gliele buttiamo giù alla velocità della luce. Cioè, notare la casa dell'Arnalda è laggiù, è chiaramente un dispetto, voglio dire. Ecco qua. E l'agenzia non ha gradito che gli abbiamo veramente distrutto tutto l'altro episodio. Buono! Ok, dovremmo aver mandato un messaggio abbastanza chiaro, credo. E pare che alla spiaggia non ci sia nessuno in villeggiatura. Ciao pecorella. Aspetta un secondo, qui c'ho anche un ovetto di parasauro. Ok, ce lo possiamo portare via. Se devo fare qualche keyboard, perché magari la madre adesso non mi segue incazzata come una bestia. Fatti vedere, un ovis livello 41. Oh, bene, mi spawnano anche da questa parte adesso. Perfetto, ah, dovrei anche recuperare il nostro brontosauro quanto prima. E qua c'è un'altra, una femmina livello 65. Ah, ci fosse stato anche il maschio non sarebbe stato male, eh. Queste li facciamo riprodurre tantissimo.
Pecorelle, dove siete? Un cibo buonissimo da darvi. Il vantaggio è che basta una singola fetta di torta per farle morire. No, cioè, volevo dire, per farle addomesticare all'istante qualunque livello abbiano. Quindi, almeno da quel punto di vista, è un bel vantaggio. Qui abbiamo una femmina, livello 65. Ecco qua la tortina. Perfetto, e a Bemus la prima. Cicciate, andate anche di chiurlo che t'ho addomesticato e non t'ho ucciso. Petta, 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 laggiù c'è qualcuno e lei è... Va che fortuna, maschio livello 72. Li abbiamo trovati anche di alto livello, scusi. Lei vuole fare cosacce con una bella pecorella? Pecorella del signore, cioè pecorina. No, vabbè, non capisco mai qual è la differenza. Ecco qua, e a Bemus anche il maschio. Buono! Allora, devo ricordarmi che questi due sono delle chiaviche in mani, quindi praticamente non hanno barra della vita. Però, come avete visto, ci danno una quantità immane di carne di montone che... il meglio del meglio per i nostri addomesticamenti futuri. Peraltro io andavo in giro a vedere chi era maschio e chi era femmina col cannocchiale. Poi ti ricordi che il maschio è corna e la femmina no. Ma tu sei Deron Gamer, sei un pirla di dimensioni bibliche. Ah, che bello, andiamo avanti che è meglio. Ah, ma guarda, gli schifo di parassiti hanno ricostruito le case anche dall'altra parte. Allora, facciamo una bella cosa. Voi due vi molliamo direttamente qua. Aspetta un secondo, Chiudiamolo intanto dentro questo recinto temporaneo e onestamente non so come facete a mangiare quell'obbrobrio di torta, Attiviamo l'enable wandering a entrambi e abbiamo scuoricini. Oh, non ho mai visto l'agnellino. Oh mio Dio. Cioè che morirà malo malo per inciso, perché siamo onesti, le sto facendo riprodurre per la loro carne. Cioè, mi sento una persona orribile, normalmente i cuccioli li teniamo tutti. Scusa, ma perché cacchio non ho fatto fuori l'altra pecorella che c'era di là? Devo ricordarmi che c'è una pecorella da quelle parti. Vabbè, le faccio fuori dopo casomai con le nostre creature più potenti. Ora, dobbiamo far accoppiare anche questi piccolini, che piccolini tanto non sono. Non so nemmeno io come voglia parcheggiarli gli uni vicino agli altri. Ragazzoli, io spero vivamente che con queste boie di barierine voi altri non siate in grado di uscire. E ovviamente il temporale, perché ancora non c'era stato. Mi pareva strano, avevo cominciato l'episodio in tutta tranquillità. Aspetta che dopo devo controllare anche gli ovi se hanno fatto cosacce. Allora, io ci provo, ma so benissimo che andrà male. Aspetta che non mi arriva una codata in faccia. State buoni, buoni. Eccoli lì che fan casino. Sei già fuori? Sì, è già fuori. Chissà perché non mi stupisco. Allora, mi avete anche detto un piccolo trucco. Se io continuo a fischiargli di non muoversi, mi avete detto che loro non si dovrebbero muovere. Ok, pare che funzioni. No, no, vi sto fischiando come ci fosse un domani, eh. Ehi, 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 ho visto che ho mosso la zampina. Buoni, buoni, che siete all'80%. Non vi muovete che siete all'80%. Io avrò il mio ovetto. 90%, 90%. State fermi lì. 92%, vi picchio male, ok. Oh, mio, mio, mio. Mio, andate pure dove voi vi pare, non me ne frega niente. Ok, fatta, ma perché sto gioco deve essere così traumatico? Almeno gli ovvi hanno gestazione interna. Vediamo un po', signorina, lei come va? 44 minuti, non ci vorrà nemmeno tanto. La lascio direttamente lì, così non ha problemi. Oh, almeno è tornato sereno, perché sennò le temperature erano troppo basse. Cioè, io non capisco che senso ha. Fuori piove, dentro tutto chiuso, no? Ma le temperature si abbassano anche dentro, nel giro di 10 secondi. Allora, vediamo un po', Spino. E dice che... Oh, gli va bene. 46 minuti? Oh, ma dai, a parte che è tipo gigantesco st'uovo. Sembra tipo che abbia le cose vulcaniche. Dovrei poterlo lasciare qua senza eccessivi problemi, voglio dire. Comunque la sua vita è abbastanza alta, se non piove. Peggiore delle ipotesi, mi divertirò a farli riaccoppiare e a premere ripetutamente Y come non ci fosse un domani. Cioè, a saperlo non costruivo neanche tutto quel po' di gabbia, ma che rottura di scatole. Allora, ora devo recuperare la mia brontosaura, perché mi servono un po' di baccucce per trovarle un maritino, che non sarebbe male. Oh, ma guarda, è un bellissimo dodo tutto da solo! Non posso lasciare un dodo orfano, poverino, avanti, è ingiusto. No, davvero, domesticamento della brontosaura, questo episodio è stato traumatico, mi ha seguito fin quassù. Oh mio Dio. Per questo episodio mi sono craftato poche per adesso i dardi tranquillizzanti, quelli tipo shock, che preferirei usare sul T-Rex così da non dover porcunare, visto che non mi piacerebbe prendere la coppia. Buongiorno signorina, come va la vita? Lei c'ha ancora cibo? Sì, perfetto. Maschio livello 74. Ma perché mi stai spawnando tutti di livello alto? E a quanto pare che sono anche in grado di volare, Ma vabbè, dettagli. Aspetta che c'è i piragna che mi mordono, ma mi prendi in giro? Ma veramente, i piragni che vengono a mordere il brontosauro. Ci sono anche le tartarughine che potremmo prenderci. Tranquille, tranquille, intanto che finisco i lavori qua. Oh, ci sono avuti 8000 minuti, ma almeno siamo riusciti ad arrivare sulla boia di isola. Io lo lascio qua, perché sicuramente potrebbero respawnare i furbacchioni delle case. E se pensano di attaccarmi il brontosauro, vedi che gli passa la voglia. Aspetta che a me servono un pochettino di baccucce per il suo futuro compagno, signora. Perfetto, molto gentile. Ehi, men, che non si dica, il Delon Gamer si è fatto la spesa. Aspetta che mi recupero anche i narcotici e tante baccucce. Perché non hanno messo la scala su queste boie di selle, aiuto?
Arnalda, mi può craftare un paracadute? No, non li può craftare, non c'ha le risorse. Oh, forse piano, piano. Ah! Ok, diciamo che il brontosauro lì fa la sua porca figura. Con le rovine dietro, ma no, fantastico. Ok, e dopo gli andiamo a prendere il maschio, vista la quantità immane di risorse che ci ha appena procurato. Dall'altra parte vedo peraltro che è il paradiso della tartaruga. Ci faccio un salto veloce, veloce. A parte che, no, scusate, perché c'è una tartaruga incagliata sulla mia zattera che io dopo dovrei partire in tutta tranquillità? Buono, mi faccio accompagnare intanto dall'altra parte. Guarda quante! Sì, è decisamente zona di spawn. C'è giusto qualche dilo che rompe le scatole. Ma io posso dare un'occhiata tranquillamente a tutti i culetti delle tartarughe. Livello 6, la tristitudine. Dilo no, dilo no, che adesso sono armato di... vabbè, 4 dilo mi pare un pochettino eccessivo. A quanto pare qualcuno ha imparato a resistere ai proiettili in faccia. Dai, che dopo mi devo ricraftare i proiettili. Li tenevo da parte per la zona a rischio. Tornando a noi abbiamo una femmina livello 83 e da quest'altro lato un maschio livello 89. Oddio, non è malaccio. Potremmo già provare a narcotizzarli, anche se ammetto non mi sento sicuro da questa parte della spiaggia, visto che spawnano un attimino i fetecchioni. Ah, ladro, ladro, ladro maledetto. Mi recuperi l'arma, porca di quelli per porca. Mi ha rubato la biotossina. Ma no, le biotossine. Non ho voglia di stare a riprendere, maledetto. Quel volo peraltro non ha fatto. Dimmi che mi ridai tutto. Dov'è l'inventario? Dovresti aver droppato un coso di inventario. Te sei scemo. Te sei scemo. Dov'è la mia biotossina? Dov'è finita la mia biotossina, porca di quella porca? Non posso accedere al suo inventario. Maledetto bastardo. Mi ha rubato 20 unità di biotossina. Allora, dire che mi girano è un eufemismo, ma il carbonemis ci dovrebbe andare giù senza troppi colpi. Il vantaggio è che poi è lento, che dove di più della vita. Oh, è una tartaruga in fin dei conti, eh. Che fa? Mi fugge? Guarda che le sparo sul culetto, eh. Ok, è tartaruga numero uno svenuta. Peraltro anche questa è un po' tartaruga volante, come potete vedere. E intanto abbiamo la femmina in fuga, anzi mi sta andando dall'altra parte. In verità sarebbe più semplice per me, no, Arnalda? L'arma per addomesticare, non l'arma per uccidere. Peraltro da bambino ho sempre adorato le tartarughe. Avevo un bel, chiamiamolo acquario, che non era un retinario, visto che erano tartarughe d'acqua, che era una cosa fantastica, mi era costato un botto, porca di quella porca. Ma ci stavano dentro 4 tartarughe e io le viziavo, eh. Signora, quando vuole svenirci cortesemente, gradisca un proiettile in faccia. Ok, direi che siete abbastanza vicini voi due. Qua ci viene fuori una signora coppia, onestamente, eh. Oh, non il temporale, non il temporale, che mi sa che l'uovo ha bisogno di caldo, voglio dire. Aspetta secondo, buon salve. Come va lei, tutto bene? Oh, tutto bene, dice ancora 28 minuti. Nonostante l'abbassamento di temperatura, che vuol dire che i condizionatori stanno funzionando, da Dio. Oh, ogni tanto una buona notizia. Ok, contro ogni aspettativa quel buio di uovo è ancora in incubazione. Allora, noi vediamo di andare di sotto perché si potrebbe finalmente... andare a caccia del maschio della nostra brontosaura, che c'ha una voglia di maschio che metà basta, peggio dell'Arnalda, eh. Ragazzuoli, scusate una domanda, cosa boia ci fate tutti in acqua? Vi avevo lasciato dall'altra parte fino a una decina di minuti fa. Vabbè, mi serve il Gallimimus in modo da potermi muovere agilmente per andare a catturare quel boia di bronto. Ma perché non ho mai un episodio tranquillo? Dai! Oh mio Dio, guardate questa tartaruga, quanto non è bella! E biancherriva, non ho mai visto una tartaruga del genere. Peraltro, la disfigante delle nostre tartarughe qua procede bene, ma concentriamoci sulla preda grande del giorno. Beh, quantomeno quella più grande, perché il T-Rex, se riusciamo a catturarlo nell'isola infuocata, sarà veramente un grande obiettivo. Scusa, ma è la giornata dell'albinismo, a quanto pare. Tutte creature chiare, sono troppo belle. Io sulla vecchia partita avevo il T-Rex albino, che era di una bellezza infinita. Tizio, te da sta zitto, che non ti sopporto più, eh. Questo è un livello 27, sempre maschio. Quindi questo è il nostro bronto. Beh, affrontarlo a piedi è un po' una follia. Il bello è che questa zona è relativamente tranquilla, quindi non mi aspetto troppe rogne. Ok. No, Arnalda, mi continui a prendere l'arma sbagliata. Ok, molto meglio. Comincerei a sparargli sul culetto. Io spero che tra di loro non si alleino, ma è altamente probabile. Bene o male, ho il Gallimimus, quindi mi dovrei poter muovere molto agilmente all'interno dell'isola. Beh, direi che questo domesticamento sarà più semplice che con la femmina, visto che ha difficoltà a girare attorno alle varie isolette. A parte che devo stare attento che non finisca in acqua. Buongiorno signore, si piglia un proiettile sul muso, via! Buona, tatti buono, un paio di colpi sul muso. Dai zitto te, perché sennò tra un'ora siamo ancora qua. Si è bloccato? Si è bloccato male male su... No, aspetta, signor Triceratopo, mi resti lì cortesemente? Ecco, è troppo bello per essere vero, adesso si muove di nuovo. Salve, resti lì fermino. Aspetta, finché non tira codate, siamo a posto. Oh, mi sa che si sono alleati. Aia, che si sono alleati. Non mi percuota il Gallimimus, solo io posso picchiare questo Gallimimus. E lo faccio abitualmente. E di colpo si sono dimenticati di me.
Hanno la memoria molto corta sti boi di dinosauri, eh. Grandi e grossi, ma il cervello a quanto pare molto piccolo. Buono, lì sei perfetto. Se mi svieni... Oh, che devo solo chiedere educatamente a quanto pare. Perfetto, il collega ha visto e ha detto fotte sega. Lasciamoli star lì a far cosaccia, che a me non me ne importa niente. Porco cane, sei stato molto più duro della tua compagna da buttare giù, eh. Quell'altra bene o male si era bloccata bene e riuscivo a sparare sul muso senza troppi problemi. Va che bestia. Ok, se riusciamo a domesticarlo in tutta tranquillità, abemus la coppia. Ho il gallimimus che sta litigando coi compi. Ma davvero? Ma mi prendi in giro? Almeno i compi ce la fai a farli fuori, tizio? Pare di sì. Ehi, 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 Ictiornis, ho visto che puntavi, come il tuo collega di prima. E no, che non è giornata. Buono, sappiamo bene che per questo rompiscatole ci vorranno una marea di ore. Ecco qua, signore, gradisca tutto. Gli lascio direttamente i narcotici qua. E ogni tanto torna... vabbè, c'è 10.000 passi di torpore. Ecco perché ci ho voluto una vita a buttarlo giù. Buono, noi ce ne possiamo tranquillamente tornare a casa, visto che abbiamo l'addomesticamento delle tartarughe, l'uovo da schiudere, l'agnellino da sacrificare, da far nascere. Ciccio, spero che ci siano i piragna che ti mordano il culo, perché io veramente non ti sopporto. Guarda che hai ricostruito casa! Ma lontano per qualche minuto e hanno già ricostruito tutto. Ma mi prendi in giro, tizio. Aia, 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 no, che mi infuocano i gallimimus. Ah, ah, i gallimimus è una barra della vita, schifo. Corri, 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 corri. Maremma. Preistorica, proprio adesso mi dovevano attaccare. Rompiscatole, non da queste parti. Guarda, stanno costruendo case dappertutto. Andatevene dalla mia terra, bastardi, non mi avrete mai. Ok, due li abbiamo fatti fuori. Oh, mi stanno infiammando il brontosauro, ma scherziamo. A parte che è pronto per ti buttare giù alla velocità della luce, eh. Infatti, non per dire, sei un boio di bronto. Buono, alla spiaggia sembra che la situazione sia tutta tranquilla. A parte che voglio vederli ad attaccare da ste parti, Mi pare un attimino una follia. Signora, quanto le serve ancora per sgravare, guarda che panza che non si ritrova la signora. Vediamo un po'. 2 minuti e 50 secondi. Buono. Non mi resta che aspettare qui e vedere innanzitutto di far partorire l'Ovis. Mamma mia, che episodio traumatico. Devo ancora andare nell'isola a parturare il T-Rex, voglio dire, dai. Scusate, il timer della signora si è bloccato a 43 secondi. Gioco? Cosa buio succede? Potrei avere un timer aggiornato? Olè! Porca di quella porca, però signora, mi potevo aggiornare il timer con un po' più di velocità, Ed ecco qua questo piccolo agnellino. Ciao piccolo agnellino. Beh, mi ha fatto beh. Mi ha fatto beh. Piccolo, vieni verso di me. Guardalo quanto buio, non è piccolo. Ma santo cielo. Oh mio Dio. Questo ce lo ammazzeranno alla velocità della luce, voglio essere onesto. E c'è il piccolino che va in giro da solo. E certo, tranquillo. Ciccio, c'è l'optero che se ti piglia ti mangia in un boccon solo. Mi sa che mi conviene craftarmi quel cavolo di arpione, così posso afferrare gli animali e trasportarli molto più rapidamente. Scusi, anche lei, dove mi va? Dove va? Non è neanche l'Invisible Wandering, dove poi sta andando? Che succede da sto lato? Perché vedo casini? Oi! Ah, c'era un Ictiornis che rompeva le scatole. Oh, i big casini ogni volta. Ma cosa sta succedendo, Ark? Peraltro, uno dei piccoli megalodonti che vuole cose. Vuoi le coccole? Ecco, fatte le coccole, a posto? Devo dire che i piccoli di megalodonte ci stanno mettendo una vita a diventare adulti. Tante creature ci mettono molto meno tempo. Gli squali invece no. Buono, peraltro mi piace. C'ho la pinna dello squalo attraverso... Guarda, quanti animali ci sono attraverso sto coso? Cos'è sto casino? Ma mi prendi per il chiurlo? Buono, baby Ovis, te restami lì, che io devo anche andare a vedere la schiusa dell'altro uovo. Anche l'altra, signora, signora, mi deve star ferma. Non mi vada in giro cortesemente. Capisco suo marito che stava andando ad attaccare. Cioè, la pecora che pensa di essere un animale da attacco. Certo, ovvio. Porco cane, l'uovo degli spino, porco cane, l'uovo degli spino. Ah! Mi sono appena cagato in mano, che voi non ci avete idea. Oddio, questa l'ho presa male. Io ho proprio sentito il cuore che ha fatto Il mio cuore ha fatto propriamente Oh mio Dio, oh, che botta di culo che arrivavo. Cioè io mi sono detto, oh cacchio, piove, ho aspettato a controllare la temperatura. Chi cacchio si aspettava che più o meno la gestazione dell'agnello e dello spino fosse uguale? Ecco qua, ciao, mi hai fatto prendere un peraltro quanto non è grande. Peraltro quanto buia non è grande, è una roba incredibile. Oh no, questo dobbiamo portarlo fuori di qua molto in fretta. Cuccati un po' di carnina, ma te dovresti tipo venire con... Anzi, aspetta, Disable Wandering. Dicevo, te dovresti tipo venire con me. Oh no, c'è il Terrorbird davanti alla porta, ma porco cane. Ok, sono riuscito a far uscire il boia di Terrorbird finalmente. Devo però fare un salto veloce di sotto perché ho finito la carne, porca di quella porca. Se la sono pappata tutti quelli nella mangiatoia di sopra. Peraltro notare che i miei dinosauri sono dappertutto. Ogni volta che attacca qualcuno succedono i peggio casini. Olè! Salve, signor Spino, buongiorno, porti pazienza, lì dovrebbe avere un po' di carnina. Ok, e anche un po' di pesce. Ah,
Buon salve, signore. Lei non dovrebbe trovarsi lì. Ma proprio per niente. Cortesemente mi scende? Ciccio? Scusa, fammi cavare la parete. No, non scende. Fammi cavare anche l'altra parete. E... oh, perfetto. Così mi sei anche uscito. Dove sta andando? Animale? Animale, io sarei tipo di qua. Spino? 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 Spino, c'è lo strapiombo. Spino, c'è lo strapiombo. Guarda, ti lascio cadere. Lui va giù. Guarda che l'Arnalda è di qua. Ma è cieco l'animale? O è solo stupido? Ma porca di quelli per porca. Aspetta che richiudo tutto. Verrà il giorno in cui io avrò il mio episodio tranquillo di Ark. Io me lo sento. Prima o poi ci sarà un episodio tranquillo. E ora sta tornando indietro. Guarda che adesso sono invece di qua. Ma quanto non è pirla. Cioè, io volevo semplicemente dargli da mangiare e poi concludere questa parte in modo tale da poter andare sull'isola domani mattina. E invece no. Ah no, aspetta, devo recuperare anche tartaruga. Oi, Arnalda, Arnalda, siamo arrivati un po' lunghi stavolta. Aspetta, aspetta, si molli. Ok. Oh, e finalmente riusciamo a guardarcelo. Mio Dio, quanto carino. Cioè, è mostruoso, ma è carino. Ma no, ma dai. Cioè, notare, è in miniatura questo, eh. E voglio dire, è praticamente alto quanto l'Arnalda. Ok, che non ci vuole tanto essere alti quanto l'Arnalda, ma ci siamo capiti. No, 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 non mi seguire. Guarda che mi sta ancora seguendo. No, stai buono lì. Stai buono lì, sei a posto. Baby Spino livello 96, ma porca quella porca. Guarda anche qua, si sono mangiati tutto. Si sono poppati tutto. E vabbè, quando è andata le mie scorte che ho appena messo. Ciaone. Mi spiegate perché diavolo mi... Come è entrato un optero qua dentro? Come voi è entrato uno... Parato un optero livello 64. Potrei tenermene uno di scorta, non dico di no. Oh, senti, tanto sei compenetrato male qui. Io ne approfitto senza un minimo di rispetto. No, non mi vado in giro. E voilà. Nel frattempo le due tartarugone si sono addomesticate. Ma io ho lasciato la sella a casa, perché sennò non potevo salire sul Terrorbird. Quando torneremo dopo l'addomesticamento dei T-Rex, che io spero di trovare di livello alto e faigo, vedremo di farli accoppiare. E avremo anche le piccole giovani tartarughe ninja. Specchio di due cammini, sono tartarughe e sono lente. Allora facciamo una bella cosa. Io adesso faccio un'altra mezz'oretta di lavori preparativi e noi ci si vede direttamente all'isola infuocata e proviamo ad addomesticarsi poi di T-Rex, perché non posso andare avanti così. Buono, e la mattinata successiva mi sono anche fermato a controllare il bronto come procedeva. Fortuna che sono venuto qua, perché la barra del torpore era scesa un attimino. È al 92%, quindi intanto che io e l'Arnalda siamo in viaggio, dovrebbe finire di addomesticarsi. Oh, come microraptor. Pepe, come microraptor? Salve, scusi, lei che ci fa sul mio letto? Porti pazienza, lei non dovrebbe essere sul mio letto, perché io ho già un microraptor sulla spalla. Pensavo di aver scaricato tutti, a quanto pare o è risalito o era già lì da prima. Allora, ho fatto giusto una piccola pausa, perché in tanti mi hanno detto: ma quando torni alla vecchia base? Rieccoci qua. Io sono già tornato, di solito qua ci vengo quando ho bisogno di procurarmi alcune risorse che troviamo solo da queste parti, visto che questa fino adesso è la base più fornita che abbiamo. Fino adesso se la passano tutti bene, ogni tanto torno anche a rifornire le mangiatoie. Ma come potete vedere... Salve signora! Il suo futuro marito è morto male, ma gliene troviamo un altro. Dicevo, come potete vedere, sembra che stiano tutti abbastanza bene. Che per inciso, potrei semplificarmi la vita e venire qua all'isola mezza sbrucecchiata, dove abbiamo domesticato tutti gli altri. Ma io sono un grandissimo pirla, e invece no, attracco direttamente nel posto più hot di tutto The Center. Ma no, capisci che il gioco ti odia quando giaci un alfa e non sei ancora sceso. Ma porca di quelli per porca. Ok, parcheggiamo ovviamente molto a largo. In teoria non penso vengano ad attaccarmi i microraptor di quella porca. Però abbiamo già un po' di T-Rex. Beh, sto posto abbondo di T-Rex e di imbecilli nella lava, perché l'imbecille nella lava è un fenomeno del luogo. Oh, quel T-Rex sta puntando a noi? Mi sa di sì. Mi sa di sì, mi sa che è meglio scendere. Sì, chiaramente stava puntando a noi, dannazione. Signore, porti pazienza. Oh, signora, non lo so, non ho guardato se va il pisellino. Ma porca di quella porca, dobbiamo subito trovare una zona sicura, perché adesso devo controllare. Ci sono un paio di T-Rex su questo cavolo di spiaggia. Se ne trovassimo subito uno buono non sarebbe male. Ok, ho decisamente attirato l'attenzione dei T-Rex. Allora, questo è un livello 9. Non ricordare quello dietro, non ricordare quello dietro. Argentavis, T-Rex livello 79. È una femmina. Ecco, quella non sarebbe male. Se riusciamo a far fuori il livello più basso e attiriamo la femmina in questa direzione, magari abbiamo un bel vantaggio. Peraltro sempre il maltempo io su Ark, ma è una gioia. Dobbiamo far fuori quello di livello più basso subito adesso now. Buon salve. Era già ferito da prima. Oila! Ok, 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 ok. Fermati a mangiare il tuo collega lì. Fermati a mangiare il tuo collega lì. Lo prendo come un no, fatti i cacchi tuoi. Scusi, Allora gli tiro due mozzicate. Io ho bisogno di un po' di primate. Aia, porti pazienza. Intanto mi ha dato 6 di primate. Tigre, non sta a mangiarti la primate che ti picchio male. Petta. Ui la la. Ui la la.
Se il T-Rex non riesce a raggiungerci qua sopra, io ho già il vantaggio tattico. Ci raggiungerà tantissimo qua sopra, vero? È ovvio. No, ok, cioè, pensavo compenetrasse solo per il morso e invece no. Guarda come mi segue, i nuovi colpi, i nuovi colpi, veloce. Arnalda ricarichi, Arnalda, porca di quella porca, un po' più di abilità con le armi, magari non sarebbe male. E che boia quanto è veloce. Peraltro col temporale rende tutto più epico. Ah no, aspetta, che hai perso tempo anche a fare il cretino. Aspetta, ahia, che lo scorpione. Possiamo non esagerare cortesemente, Ark? Cicciotto, ho già sparato un bel po' di colpi. Quando è che mi ci svieni un attimino? Aiuto! No, era un po' che non mi caccavo così tanto inseguito da un boio di T-Rex. Aspetta. Ma da! No, per fortuna io sta tigre la adoro. Dal momento in cui l'ho presa, siamo diventati letteralmente inseparabili. E dai! Mi sono bloccato male. Aiuto, mi sono bloccato tanto male. Levati, mi sono bloccato malerrimo. Ok, sta fuggendo con un Argentavis alle spalle. Signore, mi ci può svenire? Perché non prendo l'Argentavis per errore? No, Argentavis, devi levare dalla ciolla cortesemente. Giusto per sicurezza, vediamo di abbatterlo, visto che comunque ci dà anche un pochettino di primate. E vi sono tutti felici e contenti. Ecco qua, vorrei avere un po' di primate, grazie signore. Oddio, non mi sono portato via la carne di montone, perché comunque da queste parti abbiamo tanta di quella primate che metà basta. E madonna, è anche catarifrangente. Buongiorno signore o signora. È una signora a livello 79, se era 69. Vabbè, brighella, Gli abbiamo fatto anche un bel po' di danni tra noi e l'Argentavis. Ecco qua, anche la carnina normale. E narcotici a profusione. Oddio, il T-Rex ci mette, penso, un'ora e passa a svegliarsi. Buono, dai, allora lasciamo la signorina qua e vediamo di trovarle un buon compagno. Sono molto attenti perché sta zona è iper pericolosa. Con l'Arnaldo ancora non ci siamo arrivati, perché ogni volta eravamo nell'isola dall'altra parte. E ammetto che io proprio odio sto posto alla follia. Vedo che per adesso la tua zattera è ancora integra. Per quanto quel carno alfa sia pericolosamente vicino, per quel che mi riguarda. Allora, c'è una bella coda. Vediamo di attirare la sua attenzione. Ho fatto una cagata. Madò. Ui. Tizio, placati un secondo. Quanto è veloce. Aiuto, è iperveloce. Aia. No, lo devo buttare giù. Porca di livello alto. Devo fare lì un po' di colpi. E di livello stralto. Aia. Ci sta facendo veramente un sacco male. Aspetta. Non possiamo aspettare che l'Arnalda ricarichi. Buon salve. Le potessi sparare in testa, ma lei è un po' testa di minchia. E quindi è un attimino difficile da colpire. Arnalda ricarichi. Arnalda, mi puoi ricaricare la boia di arma? Che c'ho la tigre che sta pigliando i peggio colpi. Grazie. Il vantaggio è che se facciamo fuori lui avremo una quantità infinita di primate praticamente. Ok, c'è andato giù. Oh mio Dio, porco cane, se l'avessi ucciso con la tigre si faceva i big level a pony. Guarda, primate, 50 unità di primate, sì. Ammetto che se fossi venuto con un volatile sarebbe stato molto più semplice, ma con questa stagione dell'Arnada, più che semplificarmi la vita, sto cercando di complicarmela. No, carno basta, abbiamo già dato cortesemente. Vediamo un po', una femmina a livello 69, porco cane. Peccato, perché la femmina ce l'abbiamo già, quindi lasciamola stare, vediamo di trovargli un bel maschiane. Buono, T-Rex laggiù, un'altra femmina a livello 46. Ok, vedo altri due T-Rex, quante possibilità ci sono che siano femmine anche queste? Allora, abbiamo un maschio livello 64 e di là un maschio livello 76. Oh, quindi a quanto pare quella è la parte dell'isola delle femmine e questa è la parte dell'isola dei maschi. Direi che ci ha notato tanto. Aiuto. Sì, tu intanto perdi un paio di minuti a ruttarmi in faccia. Molto gentile, Arnalda. Arnalda, signore, sta arrivando. Ok, arrivederci, signore, ti piacere conoscerla. Au. Oh, il vantaggio è che essendo di livello più basso ci dovrebbe andare giù molto più in fretta della femmina. Ok, veloce. O anche prenditi i tuoi tempi, perfetto. Aia, che mozzicate che tira. Devo sperare che non mi attacchi qualche raptor o altro, perché se mi disarcionano è finita. Aspetta un secondo. Olè, altro colpo sul muso. E sono anche in parte una pozza di lava. Aspetta, ho ancora 4 colpi, me li devo far bastare. Si è fermato a ruttare, questo è il tuo errore. Ricarica. Che fa? Ha girato l'ultimo, questa è cosa buona e giusta. Signore, faccia attenzione, c'è lava in giro. Peraltro mi piace che guarda indietro, rendendomi più facile attaccarlo sul muso. Aspetta. Ok, bravo tizio, olè. Che poi pirla io, perché ho lasciato a casa le trappole grandi da orso, che avrebbero bloccato tantissimi T-Rex, ma mi sono accorto quando ero arrivato qui. Oltre al fatto di aver lasciato la carne direttamente sulla tigre, perché sono un grandissimo pirla, di aver dimenticato le trappole. Olè. Il problema è che ho la primate che sta scadendo. E ciaone, avevo un po' di primate da alcuni animali fatti fuori prima. Senti, scarichiamoli praticamente tutto, un centinaio di narcotici, e io vado a far fuori un altro po' di creature. Oh no, due raptor alfa, no. Vabbè, ma che sfiga insieme ad altri raptor.
problema dei Raptor è che da quando gli hanno dato l'abilità di disarcionarti dalla monta, ma do, sono una rottura di palle incredibili quegli animali. E due alfa mi potrebbero far fuori nel giro di un minutino se mi disarcionano. E laggiù vedo un Tech Rex, che molti credono, ma è una mod. No ragazzi, è su Ark normale. Se riusciamo a buttare giù forse un Tech Rex, non mi ricordo se è da carne, ma mi par di no. C'è una bella... Ehi, troppa gente! Aiuto, aiuto, il raptor mi ha preso! Porco cane del raptor! Aia, scusate, qualcuno mi libera cortesemente, molto gentile. Aiuto, ciao tizio! Ok, l'ho fatto fuori. Che boia di casino, il raptor ci ha attaccato di lato. Tigre, c'è lo scorpione. Ok, maledetto scorpione rompiscatole. Vediamo che non ci sia nessun altro, mi sono cacato che voi non ci avete idea. Ma porca di quella porca, dimmi che hai recuperato un po' di primate per papino, ti prego. Ok, la portiamo subito al T-Rex. Oh, vabbè, c'è un altro carno. A questo punto finisco di farmi fuori i pallettoni del fucile. Buongiorno signore. Olè. Basta pigliarli in faccia e questi tizi ci vanno giù alla velocità della... Non mi hai detto primate, stronzo. Buono, è la mattina successiva. Come potete vedere laggiù c'è ancora la nostra zattera integra. Sono andato a controllare la femmina. E porca di quella porca, deve averla attaccata qualcuno, perché l'efficacia della domesticamente era scesa tantissimo. Dovrebbe essere questione di una decina di minuti al massimo. Infatti è all'84%. E dovremmo aver fatto, mamma mia, gli ho dato praticamente solo primate. Perché vabbè, con tutti i carnivori di alto livello che spawnano da ste parti. Guardalo, guarda Capitan Furbizia. Signore, no, resti nella lava cortesemente. Potrei anche provare a sparargli io da qua sopra, che magari mi prendo qualche punticino d'esperienza. No, il mio T-Rex ha finito di addomesticarsi. Caga me, perfetto, e resta sulla lava, furbo. Ok, credo che ormai sia morto, onestamente. È un po' che non gli sento far rumori. Oh, no, è ancora vivo. Ciao, tizio. No, morici male. Aspetta, in fin di vita. Praticamente è ricoperto di sangue. Morici, bastardo. Ok. Dammi anche un po' di primate, anche se non mi serve più a niente. Buono, e abbiamo anche il T-Rex masculo. Salve, signore. Ah, lei praticamente mi è venuto su solo a primate. Scusi, l'abbiamo anche viziata troppo, onestamente. Buono, ma la cosa più importante è che finalmente siamo domesticati il T-Rex. Ah, vieni con me, ti porterò da tua moglie, perché Arnalda quanto non è felice del suo primo T-Rex, Siamo tipo il giocattolo per bambini. Il mio primo T-Rex. Invece no, questo tipo è una macchina mortale, ma vabbè, dettagli. Buono, tutto è bene, quel che finisce bene. Signora, lei ci segua. E finalmente nei prossimi episodi potremo provare a far schiudere le loro uova, che credo ci vorrà una marea di tempo, Abbiamo anche la coppia di Bronto che potremmo far accoppiare e far chiudere. Cioè io non so i Bronto dove vuoi li farò stare perché siano fermi a far cosacce, ma vabbè, dettagli. Ma il mio problema più impellente è come poi faccio a far stare due T-Rex su una piccola zattera. Vabbè, dovrò trovare un modo, visto che devo anche tornarci a casa, perché quella porca è anche abbastanza in fretta, perché a quanto pare la zona comunque pullula di pericoli. Però dai, finalmente ci siamo presi un boia di T-Rex. Anzi, due boia di T-Rex. Che peraltro sembra che si siano messi in simmetria perfetta, Ma vabbè, dettagli. Buono, dai, abbiamo fatto un sacco di cosine anche in questo episodio. Come abbiamo detto, nel prossimo ci aspettano un bel po' di accoppiamenti, cuccioli da far nascere e tanti altri animali da domesticare. Ma per questo episodio allora è tutto, lasciate un bel viaggio in continuazione della serie. Candy e Tiffany a crescere e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!